Quindi la parola Bianchi Gabriele, grazie. Allora, grazie Presidente, colleghi. Leggo del nuovo modello organizzativo, quell'articolo 3 novellato dalla legge regionale 1/2009 che descrive la nuova struttura organizzativa della giunta regionale, sotto la sezione 1 che introduce alla struttura operativa della giunta regionale. Ancora sotto il capo 2 che tratta dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale. Ho seguito volutamente un percorso inverso perché bisogna pur rendersi conto che a questo punto un percorso ragionato si è già perso. Non per incapacità di analisi giuridica dell'utente medio, ma perché le parole sono troppe, ridondanti, avviluppate su se stesse. Poi, in pratica, l'innovazione, e non utilizzo il termine in senso positivo, l'innovazione tecnica e politica è incentrata sulla nuova direzione generale della Giunta regionale. Si punta tutto sull'organizzazione, sulle persone, il direttore generale articolo 4 bis, sopra tutte le direzioni articolo 4 ter e ancora tutti i dirigenti regionali nella nuova formulazione dell'articolo 7. Certamente la legge si chiama testo unico in maniera di organizzazione e ordinamento del personale, una Bibbia procedurale del funzionamento della regione. Ma la legge dovrebbe essere trasparente, lo stabilisce per l'appunto la legge 55/2008. La Regione Toscana persegue la qualità della formazione quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei cittadini. Allora, se la 1/2009 vuole organizzare il personale, soprattutto se vuole creare una direzione generale della giunta regionale e nuove direzioni per migliorare il funzionamento della macchina regionale, perché rendere il tutto così oscuro? Cioè, c'è una sensazione evidente che non si voglia far capire al cittadino medio poter accedere a tradurre una legge e quindi si continua a porre degli ostacoli. I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela, scarsa o mistificata conoscenza della vita e dei problemi della società e della gente, idee, ideali, programmi pochi e vaghi, sentimenti e passione civile zero. Tutto ciò lo scriveva con convinzione un grande uomo di sinistra, proprio il 28 luglio del 1981, 34 anni fa. E lo ribadiscono oggi gli studiosi. Allora, i dirigenti, sempre questa parola, nella politica e nell'amministrazione. I partiti non hanno imparato molto, se ancora si preoccupano di non di ascoltare la gente, quanto piuttosto di occupare poltrone, creando strumenti tecnici, le leggi, sempre più autarchiche e volte a ciò. Ora, il tempo che avevo previsto era effettivamente più largo. Però, allora, la mia analisi è questa. Allora, nella precedente organizzazione strutturale della Giunta c'erano 8 direttori, 7 più 1, più una serie di 14 capi area. Adesso cosa si è fatto? Si è ridotto a un dirigente generale, più 13 dirigenze, più una a tempo, che è quella che si occuperà del TPL fino al 31-12-2015. Si è detto di risparmiare, vediamo, sì, i giornali dicono che c'è un po' di risparmio, però andando a vedere gli importi individuali, allora una volta il dirigente dei 7 prendeva 142.000 euro più un premio di 22.000 euro, premio risultato. Adesso si va a vedere che lo stipendio è di 170.000 euro per il dirigente, quindi voglio dire, abbiamo inglobato il premio che doveva essere il premio, è inglobato nello stipendio. Voglio anche sottolineare la distanza che si viene a creare accentrando e andando ancora a verticizzare la gestione della giunta, in controtendenza con quello che la Corte dei Conti ha detto sia in occasione dell'evento a Firenze, sia alla Camera dei Deputati il segretario generale. Questo allontanamento, cioè si va da un estremo all'altro. Prima i dirigenti talvolta sono visti come un ostacolo alla gestione politica,
E qui addirittura si va a eluderli, a passare oltre, perché si crea un contatto diretto fra la dirigenza e i cittadini, esautorando tutto quel che c'è nel mezzo, perché i 13 dirigenti sono nominati da un'entità sempre più ridotta, mentre una volta un dirigente che nominava un capo area c'era un consiglio che valutava la persona indicata. Adesso, scusate, sto finendo. Però ecco, io volevo far riflettere su questa criticità importante e secondo noi dovremmo andare in un'altra direzione, redistribuendo le responsabilità, e finisco, cioè il recupero di una responsabilità maggiormente distribuita all'interno della macchina amministrativa. E il secondo, un altro consiglio, una nuova costruzione di obiettivi forti, ma soprattutto condivisi, che sappiano coniugare le ragioni del localismo con la necessità di guardare oltre i confini e verso il futuro anche europeo. Grazie Presidente. Grazie consigliere anche per la capacità di rimanere nei tempi riorganizzando il suo intervento.